La salina di Margherita di Savoia è antichissima. Le sue origini risalgono al tempo dell'antica Roma, quando il sale si formava naturalmente, senza alcun intervento umano. Di fatto, nelle fasi di alta marea, l'acqua del mare entrava nelle zone basse del vecchio lago Salpi, successivamente evaporava depositando il sale, che poi veniva raccolto naturalmente. Lo sfruttamento a carattere industriale della salina comincia molto più tardi, quando furono scavati i canali per far entrare l'acqua del mare e realizzate le vasche per far evaporare l'acqua, favorendo così il deposito del sale. Salina, suoni, odori, colori, quelli rosa dell'acqua madre che partorisce i suoi cristalli, il bianco del sale puro, cloruro di sodio puro al 90%, il sale della vita. Artefici di questo miracolo della vita che si compie ogni anno sono i nostri salinieri, che con semplici controlli manuali, ancora oggi come un tempo, controllandone l'evaporazione di quell'acqua, la concentrazione e la piovosità, accompagnano durante questo lungo viaggio che dura un anno intero, quest'acqua dal punto d'ingresso al momento in cui diventa vergine, al momento in cui non più in vasche ma in quelli che adesso chiamiamo bacini salanti, quell'acqua con un semplice parto diventerà acqua madre, perché è così che si forma il sale, anzi, perdonate, il sale da noi nasce in una salina che è tutta una riserva naturale. Il processo di produzione e di raccolta del sale dal 2002 è stato dato in concessione ad una società chiamata Atisale, che si preoccupa e si occupa di far arrivare questo sale così d'eccellenza non solo in Italia ma in tutta Europa. Oggi la produzione media annua della salina di Margherita di Savoia è di circa 6 milioni di quintali, cifre che rendono un'idea sull'estensione e la produttività della salina più grande d'Europa.